Momenti di paura ieri a Guardia Grele, dove verso le 19 si è sviluppato un incendio in un garage tra due palazzine di via Grele, una zona vicina al centro. Sul posto, allertati dai condomini, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, con diverse squadre, anche da Chieti, gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri, il 118. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma il panico è stato tanto, anche perché oltre al fumo e dalle fiamme si sentivano degli scoppi. Sono in corso accertamenti per capire la causa e non si esclude che possa essere stato un cortocircuito. Io veramente sono rimasto, io e mia moglie siamo rimasti sul balcone perché non poteva scendere sulla gradinata, capito? Che c'era fumo, c'era. Dopo per fortuna ci stava un'altra persona dall'altra parte, mi ha aperto le porte e sono uscito. Io abito al secondo piano e ci siamo spaventati tantissimo perché abbiamo visto una nube nera. Non eravamo fortunatamente in casa, appena siamo rientrati questa nube nera che avvolgeva il palazzo. Fino a tarda sera sono rimasti in strada i condomini, anche il sindaco Donatello Di Prinzio ed altri amministratori per capire il da farsi. 5 famiglie sono state fatte evacuare ed hanno trovato un'autonoma sistemazione, in quanto nella loro palazzina è saltata l'energia elettrica a causa dei cavi del contatore danneggiati dall'incendio. Interdetto un esercizio commerciale per consentire ulteriori controlli al solaio.